Cosa mangio in un giorno 2024? Io sono Luca Veronese, esperto in strategie brucia grassi e metabolismo lento e oggi, a grande richiesta, faccio questo video per condividere con voi la libertà alimentare, quindi che cosa mangio realmente in un giorno, a giorno che non sono più in Tenerife, ma sono qui in Messico e siamo a Tulum, quindi in perfetto stile libertà alimentare, in perfetto stile secondo natura. Condivido questa alimentazione che è stata la chiave di volta. Io arrivavo a un punto in cui a 1800 calorie con le classiche diete ingrassavo, stavo ingrassando. È una cosa impossibile. E però poi mi sono accorto che è una cosa che succede a tantissime persone, perché le alimentazioni del giorno d'oggi, che si basano sulla conta delle calorie, prima di tutto falliscono, ma poi sono impossibili da fare e per chi ha un problema di metabolismo lento, beh, queste portano a una strada, una via senza uscita, che è quella del ridurre calorie, contare calorie e io la chiamo la schiavitù del contare calorie. La libertà alimentare è stata letteralmente una libertà perché mangio in modo libero, senza conteggiare nulla, a sazietà, a patto però che io stia mangiando cibi idonei all'uomo. Questo mi ha spinto, nel corso della mia esperienza personale, a studiare anche l'evoluzione dell'alimentazione, quindi non solo l'alimentazione da un punto di vista nutrizionale. Come vedi qui non ci sono tante etichette, quindi non c'è da studiare le etichette. Le etichette hanno a che fare con le industrie alimentari che hanno introdotto tutta una serie di cibi che ahimè hanno portato più problemi che altro. Sì, certo, certi cibi sono buoni, buonissimi, li possiamo mangiare ogni tanto, ma quando diventano la base dell'alimentazione, ad oggi il 60% degli alimenti in tavola sono industriali. Prima di andare avanti in questo video, però, ti chiedo un favore. Mi farebbe davvero piacere se ti iscrivi al canale, lasci un like al video, in modo che possa arrivare a quante più persone possibili e che questi contenuti di valore possano aiutare quante più persone possibili. È un piccolo contributo da parte tua, io dall'altra parte mi impegnerò di fare sempre video di ottima qualità. Sappi che se lasci invece un schiacci sulla campanella puoi ricevere la notifica ogni volta che esce un video ed escono 3 video tutte le settimane. Grazie. Sono processati, non sono naturali. E questo, beh, ci sta spostando sempre di più, ci sta allontanando sempre di più dalla natura. E quando ci allontaniamo tanto dalla natura, vengono i problemi. Questo è quello che ho visto io. Quindi la mia alimentazione di una giornata tipo può essere questa. Sono tutti alimenti che troviamo in natura e che possono essere consumati o crudi o con una leggera cottura. Questo è già un indicatore per capire quali alimenti sì e quali alimenti no. Allora, fondamentalmente tutte le carni, tutti i tipi di pesce, uova, tutti i tipi di verdura, tutti i tipi di frutta, la frutta secca, avocado, c'è il miele, c'è l'olio di cocco, c'è l'olio d'oliva e poi lì c'è la mia integrazione giornaliera, che poi vi spiego. La colazione generalmente, quindi pasto 1, attenzione, quest'anno in realtà molte volte salto la colazione, mi sveglio presto, mi sveglio tra le 5 e le 6, a volte anche prima, e generalmente vado ad allenarmi a stomaco vuoto, quindi la colazione la salto. E a volte la salto, a volte la faccio. Se la faccio è a base fondamentalmente di uova e basta. Può essere uova con un po' di frutta, o può essere uova con un po' di avocado, può essere uova con un po' di frutta secca o solo uova. In realtà o mangio uova o non la faccio. Tanti di voi chiedono l'alternativa, ma questo è il video sulla mia alimentazione, quindi probabilmente parleremo in qualche altro video delle varianti. E poi dopodiché vado al pasto numero 1, non coincide con un orario specifico quando ho fame mangio, e generalmente carne rossa. Parecchia, mi sazio con la carne rossa. Un errore da non fare è quello di pensare dovessi saziare con banane. No, mi sazio con le proteine e accompagnando poi tutto il resto, quindi verdura, frutta. Generalmente mi piace cocomero e la papaya che da questa parte del mondo c'è. Questo l'abbiamo preso stamattina, è un cocco. E generalmente, ecco, dopo palestra, se lo trovo per strada,
Ne prendo uno, me lo bevo, poi lo porto a casa e mangio la polpa dentro. E questo è il pranzo. E gli spuntini, anche questi non li faccio, perché quello che ho visto è meglio in realtà è ridurre la quantità dei pasti. Preferisco fare dei meno pasti ma più grandi. E questo mi dà più calma insulinica ed è meglio. Comunque, se voglio fare dei pasti, può essere frutta secca che la prendo a guscio. La prendo a guscio perché qui si apre un tema. Luca, io esagero con la frutta secca. E beh, se dobbiamo sbucciarla tutta, una alla volta, difficile star lì a mangiarne troppa. Se la prendi in sacchetto pronta, sì, probabilmente ne consumi troppa. Quindi sempre secondo natura e sicuramente ne consumerai molto meno. Oppure può essere ancora un po' di frutta, ma generalmente quest'anno non la faccio. E poi la cena, o vado fuori, e se andiamo fuori generalmente ancora carne rossa, o carne bianca. Pesce onestamente non ne mangio tanto, mangio salmone qualche volta a settimana, e carne bianca la sera, abbondante in verdure che possono essere verdure cotte alla sera. E questi in realtà sono i miei carboidrati favoriti. Patate potrebbero essere incluse, tuberi quindi in generale. Io in realtà non ne consumo tanti, questo è realmente quello che mangio io, quindi non li ho messi, ma possono essere consumati nella libertà alimentare. E alla mattina con le uova, ecco una cosa che non ho detto, il miele. E durante il giorno un'altra cosa sono per esempio qualche cucchiaiata di olio di cocco. Per quello che riguarda l'integrazione, gli alimenti non sono più quelli di 2000 anni fa. Tutti siamo carenti di magnesio e il numero uno che io prendo e consiglio è il Metabolic Mag. Ne prendo un bel cucchiaio intero alla sera. E il Tirox, sempre per una questione di minerali, il rame, lo zinco, tutti i minerali che si fa fatica a trovare anche in alimenti che si trovano in natura, perché ormai è un mondo sfruttato e carente di minerali, non ci sono più i minerali di una volta, quindi il Tirox lo ciclizzo durante l'anno per il buon funzionamento della tiroide, il buon funzionamento del metabolismo, e poi dipende, alterno, che questo che può essere zero fat, un termogenico, mi aiuta anche come pre-allenamento, e invece zero water lo uso anche questo praticamente tutto l'anno, che mi aiuta in un lavoro di detox, diciamo. Questo è fantastico, il mio preferito. Col magnesio, questo lo prendo tutto l'anno. E questa è la mia alimentazione, molto semplice, si basa quindi su 2-3 pasti. Ho anticipato anche la cena, perché è molto bene che ci sia un buon periodo di digiuno, di calma insulinica, dove io non mangio niente. Una cosa che facevo e che si fa, che facevo tanti anni fa, spuntino pre-nanna, alle 10, alle 11, però non c'è mai una calma insulinica e c'è un'enorme differenza dalle alimentazioni moderne fatte da troppi pasti, dove l'insulina è sempre alta tutto il giorno, e le alimentazioni di una volta, dove invece i livelli di insulina erano meno, perché c'erano meno pasti, si mangiava 3 volte al giorno o meno, e quindi ho cercato di riportare questa a questa regola e mi trovo molto meglio. Quindi niente, questa è la mia alimentazione per il 2024, lo è stata l'anno scorso, è già da qualche anno che mangio così, con grandi benefici anche di tante altre persone che si sono invogliate e sono state curiose di sperimentare, hanno risolto tanti problemi di salute, problemi di pressione alta, problemi di sovrappeso, problemi di glicemia fuori controllo. Attenzione che questa va a posto quando iniziamo a mangiare più secondo natura ed eliminiamo tutta la porcheria industriale. Io mi sono rimesso in forma, ho ricominciato oggi la sfida dei 30 giorni, quindi seguimi su Instagram perché condivido con voi la sfida dei 30 giorni, questo è il mio giorno 1. Iscriviti al canale, lascia un like, lascia un commento e noi ci vediamo sempre qui 3 volte a settimana. Ciao!